Eccoci qua, allora abbiamo scoperto, perché Impresa Diretta c'era sfuggito, che sulla tua conclusione deviata dal corpo di un difensore del Cesena ha scheggiato il palo. Sì, sì, ha scheggiato il palo, poteva essere più fortunato, però magari a volte un picco di fortuna in più ci serve in quest'ultimo periodo, però è andata così. La qualità, soprattutto nel secondo tempo, avete messo un po' paura a un Cesena che era di gran lunga il miglior attacco del campionato, di gran lunga la miglior difesa. Sì, sì, certo, secondo tempo meglio rispetto al primo, dove magari avevamo un po' più di paura, soprattutto magari pensare più alla fase difensiva, però secondo tempo ci siamo liberati e abbiamo giocato meglio. Sensazioni dopo questa partita? Uscite con più fiducia nonostante il risultato? No, certo, sicuramente è stata una prestazione dove non meritavamo il risultato che è stato, e siamo comunque felici di questa prestazione e ce la teniamo stretta. Come sta fisicamente Federico Accornero? Ma sicuramente meglio a prima, sto riprendendo la forma adatta e piano piano adesso mi vedo bene. Però ti do l'auricolare per una domanda da studio da parte di Massimo Profeta, che ora Federico vi ascolta. Massimo. Sì, ciao Federico, intanto un saluto da parte mia. La domanda di Giuseppe Tambone. Ciao, buonasera. Ti ho visto nel primo tempo molto, molto attento sulle giocate degli altri. Per te è anche un qualcosa in più che ti viene richiesto? Anche dispendioso forse dal punto di vista fisico? Sì, certo. Il mister chiede questo in fase difensiva e io ovviamente lo faccio. E sicuramente secondo tempo abbiamo pensato anche di più alla fase offensiva.